L'Agnone resta aggrappato alla vetta della classifica, a farne le spese al Civitelle, la quotata fermana dell'ex Marolda, 4-3-1-2 l'assetto dei molisani con Lucarino alla prima apparizione al centro della difesa per l'infortunato Rullo. In avanti mister Del Grosso sceglie la coppia Gragnoli-Guida. Pronti via, gli ospiti gialloblu infilano la rete di Campanico, tutto da rifare per fallo di Molinari sul difensore di casa Lucarino. Il 4-3-3 preparato da Flavio Destro lancia in prima linea Petrucci, Molinari e Cremona. L'Olimpia alza i ritmi e arriva alla conclusione dalla lunga distanza con Di Lollo, sicuro nella presa Valentini. Al 20° è interessante la serpentina di Gragnoli sulla fascia. L'assist a centro area non trova però nessuno in casacca granata. La partita è gradevole e equilibrata, si rivedono gli ospiti sull'angolo di Petrucci. Comotto da ottima posizione non trova il vantaggio. L'Agnone dai piedi di Pejic e ricamato arriva bene nel fraseggio fino ai 16 metri, poi si spegne sulla barricata eretta dai marchigiani. Ricamato prova a sorprendere da lontano Bossa e compagni. Pennellata con i contagiri per Gragnoli che scarica al volo. Ottima l'idea, ma troppo alto il quoziente di difficoltà. Nel momento migliore dei molisani, Molinari in area avversaria trova l'aiuto della difesa di casa e impallina senza difficoltà Campanico per lo 0-1. L'Agnonese scricchiola e potrebbe subire il colpo del KO. Schema sul calcio piazzato da Molinari sul secondo palo per Petrucci. Il colpo di testa di Cremona finisce comodamente tra le braccia di Campanico. Dallo 0-2 all'1-1 è questione di qualche istante. Guerra dall'angolo taglia l'area di porta. La difesa è ingessata. Ricamato si esalta in tuffo e rimette la partita sui binari della parità prima del tè caldo. Sulle ali dell'entusiasmo i padroni di casa rientrano galvanizzati dagli spogliatoi. Sul calcio piazzato del capitano Di Lollo ancora una volta la difesa fermana si fa trovare impreparata. Ricamato è il più lesto e ribalta il risultato dopo un solo giro di lancette nella seconda frazione di gioco. I marchigiani sbagliano atteggiamento e sono costretti a scoprirsi. Ne approfitta Gragnoli che scarica di destro, respinge Valentini dopo 7 minuti. Ricamato in gran vena preme il grilletto dalla media distanza. Valentini si supera, sulla respinta Gragnoli gonfia il sacco, ma la sua posizione è al di là dei difensori. È il momento di Marolda, applaudito dai suoi ex beniamini, per lo stremato Cremona e Mariani per Misin. Sulla sponda opposta Del Grosso lancia Vitelli per Gragnoli. Alla mezz'ora sale in cattedra Molinari, Campanico lo ferma in angolo su calcio di punizione. Si ripete dall'angolo Molinari, Bossa sfiora la sfera che accarezza il legno. L'Olimpia si ricompatta e riparte di rimessa. Vitelli difende la palla e la serve su un piatto d'argento al 26° alla corrente Pejic. Valentini è superato per la terza volta e il Civitelle diventa una bolgia. La gara si scalda, ne fanno le spese Manè e il secondo agnonese Cannella, entrambi sotto la doccia. Molinari per la fermana è l'ultimo ad arrendersi, angolo di Petrucci e il centravanti in gialloblu si esibisce in acrobazia. Campanico deve arrendersi alla prodezza tecnica, ma per la fermana non c'è più tempo. Dopo 4 minuti di recupero, Maranesi di Ciampino decide che può bastare. L'Agnonese rintuzza anche la fermana e si arrampica solitaria in testa al girone a quota 18 punti.